Domenica 23 ottobre, la tettoia dell'orologio di Porta Palazzo compie 100 anni. Per l'occasione, la Federazione Provinciale della Coldiretti ha organizzato un'intera giornata di festeggiamenti, ricca di eventi, per celebrare una delle aree commerciali più frequentate della città di Torino. In questo luogo, nel corso degli anni, si sono avvicendate almeno 3 generazioni di agricoltori, portando i loro prodotti dalle aree agricole del fuoriporta torinese, salvando così le terre dall'abbandono. Il programma della giornata sarà ricco di iniziative. Si inizierà dalle 12.30 con la gran zuppa del giorno di mercato, preparata e servita dagli studenti dell'Istituto Professionale Colombatto di Torino e accompagnata da intrattenimenti artistici. La partecipazione all'evento è ad offerta libera. Dalle 17 alle 18 si terranno invece una serie di letture animate su Porta Palazzo, con scrittori del calibro di Alessandro Perissinotto, Giuseppe Culicchia, Margherita Oggero, Dario Voltolini e con i giallisti di Tori Noir. Nell'ambito del centenario della tettoia dell'orologio di Porta Palazzo a Torino, l'associazione Tori Noir è un'associazione composta da 11 scrittori di gialli, tutti torinesi, che si occupa di scrivere gialli, ovviamente ognuno con una produzione propria, e tutti insieme portiamo avanti dei progetti. Questi progetti servono per far capire che Torino è cambiata. Nel nostro manifesto si citano i maestri Fruttero e Lucentini. E diciamo, se non ve ne siete accorti, Fruttero e Lucentini sono morti, che non vuole essere un dileggio nei confronti dei maestri assolutamente, ma vuole proprio significare che Torino non è più quella descritta magistralmente da loro, è diventata un'altra città, un'altra cosa, con altre problematiche, un altro ambiente, e quindi attraverso il libro giallo e attraverso i progetti che portiamo avanti vogliamo rendere l'immagine di questa città nel momento attuale, qui ed ora. Quindi il legame con il centenario della tettoia dell'orologio di Porta Palazzo. Quale luogo più indicato di Porta Palazzo? Se ci pensiamo, è la pancia di Torino, è il posto da dove partono tutti i cambiamenti e da dove si è scritta la storia, ed è un luogo pieno di storie da raccontare. Porta Palazzo ha visto l'immigrazione degli anni 60, adesso questa di questi ultimi anni, è diventato un mercato multietnico dove si vendono anche prodotti multietnici. Il 22 ottobre esce Porta Palazzo Noir. È un progetto bellissimo. Ci sono 5 nostri racconti che abbiamo scritto in coppia. Ognuno di noi ha cercato di mettere in rilievo, ovviamente si parla di delitti, quindi alcune caratteristiche negative di Porta Palazzo verranno fuori, ma verranno fuori anche tante caratteristiche positive dovute alla solidarietà e all'umanità del luogo. Dalle 18.15 fino alle 23 la festa continuerà con lo spettacolo di Mr. David, torinese prestigiatore ed equilibrista già visto ad Italian's Got Talent, e con la musica della Bandragola Orchestra, street band di Torino che mescola jazz, folk e musica balcanica. La celebrazione del centenario continuerà giovedì 27 ottobre dalle 21 presso la residenza temporanea Luoghi Comuni di via Clemente Priocca, con la proiezione del film Food Market, profumi e sapori a chilometro zero Porta Palazzo, prodotta dalla Stefilm Torino.